Ti chiedo, cos'è mancato per fare il risultato stasera? Avete fatto un'ottima prestazione, forse un po' di cinismo? Sì, è mancato gol, perché penso che se facevamo gol noi prima sicuramente ci poteva dare ancora più fiducia, perché penso che abbiamo fatto una grande partita per 75 minuti, abbiamo costretto a Liverpool a giocare tanti palloni lunghi e penso che gli abbiamo concesso poco rispetto a quello che loro fanno solitamente ed è un peccato perdere così. Eva, chiedo se tu hai una domanda per Edin Dzeko, che ti sente? Sì. Ciao Edin, volevo chiederti se dopo la prova di questa sera, nonostante la sconfitta, avete la sensazione di essere di nome e di fatto una squadra più internazionale. Ma penso che stasera usciamo con testa alta, perché siamo consapevoli di aver dato tutto, tutta la squadra ha lottato per 90 minuti, c'è un peccato che alla fine non è bastato, però abbiamo dato tutto, abbiamo provato contro una delle squadre migliori in Europa e sicuramente se non li fai gol poi a un certo punto ti puniscono. Grazie Edin, adesso testa il campionato. Sì, certo. Grazie mille. Grazie. Ciao Skri, per 75 minuti siete stati quasi perfetti e poi i loro gol che hanno cambiato la partita. Sì, abbiamo fatto una buona prestazione, anzi un'ottima prestazione di una grande squadra contro Liverpool, che è una squadra una dei più forti al mondo. Purtroppo abbiamo perso la partita nelle palle inattive, che sicuramente è un peccato. Però dobbiamo rialzare la testa e guardare davanti. Eva, se una domanda per Milan Skriniar, ti sente? Sì. Ciao Milan, buonasera. Io ti chiedo che sensazione vi porterete dietro dopo questa serata. E sicuramente abbiamo visto giù una Inter che può giocare contro chiunque. Ci mancava solo i gol, però come ho detto contro una squadra, una dei più forti al mondo, che abbiamo concesso poco. Però dobbiamo essere più determinati e più cattivi nei dettagli, e quelli che hanno deciso oggi la partita. Ultimissima, adesso testa al Sassuolo, che è sempre una gara molto particolare. Sì, adesso, da domani testa la prossima partita che ci aspetta questo weekend, sarà sicuramente un'altra partita difficile. Per noi adesso tutti saranno difficili, quindi dobbiamo assolutamente rialzare la testa e guardare davanti. Grazie Milan. Grazie. Denzel Dumfries is just probably checking a few messages, because no doubt he would have got lots of compliments tonight. Denzel, che stava giusto guardando il suo cervello, perché secondo me avrà ricevuto tanti complimenti per la sua prestazione. Denzel, is this result very harsh on Inter? Did Inter deserve more? Denzel, Inter meritava di più stasera? Yes, it's very hard the defeat, because I think we controlled the game good. We did a good job. We fought and we kept the lines close, and you saw that we controlled the game, especially first half and the beginning of the second half. It was for them very hard to play under our pressure, and we were the better team on the ball. So to get 2 goals against is hard. Sì, questo risultato è immeritato, perché abbiamo fatto un'ottima partita nel primo tempo, soprattutto nel secondo tempo, siamo stati molto equilibrati, abbiamo fatto davvero molto bene stasera, quindi è un peccato perché abbiamo lottato tantissimo. Eva, se tu hai una domanda da studio, poi traduco io per Denzel. Ciao Denzel, anche tu sei in continua crescita, così come tutto il gruppo. Yes, of course. Yeah, I'm happy to be here, and I'm focused to develop, and I'm focused to become a better player each day. And I think as a team as well, we grow. This month was we had a lot of big matches, hard matches, but I think that you can see that we grow as a team, and we need to continue to grow. Si vede che stiamo crescendo tanto, abbiamo avuto veramente un tour de force, tantissime partite importanti, molte partite molto difficili, però noi stiamo crescendo tanto e quindi grazie anche per le tue parole. Denzel, we know you have to go, quindi thank you very much, we know you have to go, and again, well done on your performance. Complimenti per la tua prestazione e ti salutiamo, grazie. Grazie, ciao.